Se mi dicessero che l'acqua è di qualcuno, che risate mi farei. Se mi dicessero che ci specula qualcuno, questo non l'accetterei, perché l'aria è di chi la respira e l'acqua è di chi la beve, la strada è di chi cammina, l'amore è di chi lo dona. Ma ci sono due o tre questioni che vorremmo porre e stiamo ponendo un po' dappertutto ai sindaci, in particolare del Nord Italia, ma vale per tutti. Le due o tre questioni sono: il primo è, c'è stato un referendum, se lo ricordano o no. Se gli amministratori, i sindaci, i più vicini ai cittadini e più vicini alla volontà che è stata espressa dai cittadini durante il referendum, sono i primi a violarne, diciamo, il dettato referendario, prima la volontà, a raccogliere la volontà, io credo che siamo di fronte a una violazione della democrazia che è pesantissima. E vorrei ricordare loro, tra l'altro, che il primo articolo della Costituzione non dice solo l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, cosa sacrosanta e che ha reso l'Italia, la Costituzione italiana, un elemento diciamo di riferimento per le costituzioni di altri paesi, ma subito dopo dice che la sovranità è del popolo, non è né dei partiti né delle istituzioni, è del popolo, e il popolo la sua espressione l'ha avuta nel referendum. Allora la prima cosa che noi chiederemmo è, il secondo quesito chiede sostanzialmente che sull'acqua non si facciano profitti, lo realizzate o no? Troviamo le forme, o perlomeno cominciamo a discuterne in che forma questo dettato referendario viene attuato. Questa è una delle prime cose. La seconda cosa, vale per Reggio in particolare questa, ma vale un po' per altre situazioni qui al nord. Scadono alcune convenzioni, la volontà popolare si è espressa, poi si possono trovare cavilli sul tipo di abrogazione, è stata ma la volontà è stata chiara, l'acqua deve essere pubblica. È possibile scorporare l'acqua oggi da IRE e cominciare a pensare a un processo di ripubblicizzazione? Noi lo proponiamo, ma vogliamo almeno discuterne, vogliamo parlare, vogliamo trovare le sedi, questo è un elemento determinante. Il movimento referendario è un soggetto con il quale le istituzioni non solo devono discutere, ma dovrebbero addirittura prendere le decisioni assieme, perché questo è l'elemento e lo spirito dei referendum. Questa è un'altra cosa, il percorso di una ripubblicizzazione che avvenga localmente, ma lo chiediamo a tutti i sindaci, non solo di Reggio Emilia, ma a tutti i sindaci che sono coinvolti diciamo nei processi di ripubblicizzazione. La terza cosa, non possiamo continuare a lasciare che un argomento gettato su, diciamo, nel mercato della politica, bisogna usare questo termine visto che il mercato ormai domina su tutto, ecco, se ne parla da mesi ormai di questa vicenda, la multi-utility del nord, cioè la sommatoria di tutte le utility, multi-utility chiamiamole, esistenti nel nord Italia e già privatizzate e già quotate in borsa. E si tratta di IRE, si tratta di A2A, si tratta di ERA, si tratta di ACE Gas, che è Padova e Trieste, si tratta di Treviso, che ha, se non vado errato, Assopiave, ecco, qualcosa di simile. Un pacchetto che grosso modo si aggira intorno ai 15 miliardi, 18 miliardi di fatturato all'anno. È una delle più grosse operazioni. Bene, per il fatto che è grossa ed è per certi versi una sorta di passaggio epocale, non è mai successo, tutto ciò che è stato comunale fino ad ora viene raggruppato tutto nel nord, pensate solo alla Lombardia da cui vengo io, ci sono 1500 comuni, quanti saranno i comuni del nord? Tutti questi consegnano ad una unica multi-utility tutti i loro impianti,
idrici, elettrici e dello smaltimento dei rifiuti, tutti assieme in un'unica grande holding, vogliamo chiamarla così, in una grande multi-utility privata, quotata in borsa, che gioca sul mercato internazionale e che sul mercato internazionale oggi c'è solo da essere fagocitati. E chi getta le regole sono i banchieri, sono quelli che hanno portato alla crisi il nostro paese. Noi ci giochiamo dentro al gioco, diciamo, della borsa, delle azioni, i servizi strategici da cui dipenderà la vita dei cittadini nei prossimi anni. Invece di averlo ancora nelle mani dei sindaci, nelle mani dei cittadini, la consegniamo a una grande holding multinazionale e che vuole giocare sul mercato internazionale. Ma è questo il compito dei cittadini, dei sindaci. Io non credo che i cittadini abbiano eletto i sindaci perché facciano utili da una società multinazionale privata e che poi, o che giochino sul mercato internazionale e facciano i finanzieri o i biscacchieri. Non è questo. E inoltre io credo che dovrebbero riscoprire quell'orgoglio che è nella storia delle municipalità e dei comuni italiani. Io credo che ci sia un elemento di riscoperta dell'orgoglio, del proprio ruolo da parte dei sindaci. Non rendersi conto che un'operazione di questo tipo, oltre che alle questioni della privatizzazione, oltre che alle questioni di finanziarizzare beni comuni e servizi essenziali strategici, c'è anche un altro elemento in più. C'è un elemento che una delle architravi della democrazia di questo paese viene annullata. E la figura del sindaco e la figura dell'amministratore perde di ogni considerazione. Diventa un elemento finanziario, ma che non ha più nessun rapporto con il cittadino. Si è sempre parlato di acqua del sindaco, l'onore del sindaco di aver fornito i servizi migliori, tutto questo finisce. Dovrebbero rendersene conto. E il tutto ce lo giochiamo dietro una grande crisi in cui sembra che ormai svendere il proprio patrimonio sia diventato l'unico sistema. E io mi domando se possiamo però continuare a ragionare come se fossimo una sorta di negozio che mette fuori la cosa fallimento e svendiamo tutto a sottocosto. Io credo che ci sia da riscoprire il valore dei diritti, il valore dei servizi, il valore di una funzione, di un ruolo dell'amministratore, perché se no a chi serve a fare? E questo io credo che noi stiamo facendo una battaglia di democrazia per i comuni, la democrazia locale. E poi pensiamo che dalle crisi, dalle situazioni difficili, dalle gestioni difficili, dai debiti si esce con la consapevolezza e la partecipazione dei cittadini. O si aprono le discussioni, si chiamano i cittadini a partecipare a delle decisioni in merito ai servizi essenziali, o se li consegniamo a una multi-utility del nord o a una holding del nord, i cittadini la partecipazione non la potranno mai dare e se la sognano. E allora continuiamo a parlarne, ma in realtà andiamo dalla parte opposta. Io credo che la partita in gioco sia questa, ed è una partita consistente. E guardate, non chiediamo neanche in questo momento di essere d'accordo con noi. Chiediamo che si apra una discussione, ma franca, un riconoscimento reciproco del movimento e delle istituzioni, e che avvenga soprattutto per iniziativa locale del sindaco stesso, che si facciano consigli comunali aperti, che si facciano nei consigli di zona, che si facciano assemblee cittadine, ma che arriviamo a coinvolgere la cittadinanza in questa scelta che io ritengo una scelta epocale. Voglio chiudere su questo, ed è bene che ricordarlo sempre. Nei prossimi decenni le Nazioni Unite dicono che il 70% della popolazione del mondo vivrà in grandi città, e le, diciamo, le megalopoli saranno decuplicate. Chi avrà in mano il potere, la gestione di acqua, rifiuti ed energia elettrica avrà in mano il destino, la vita, la morte, il governo delle città. E allora noi dobbiamo decidere se le città saranno governate da finanzieri, da banche o da fondi speculativi, o se saranno invece governate da chi i cittadini hanno dato un voto e gli dicono: stai qui sotto il mio controllo e governa i servizi strategici.
perché senza dei quali, senza acqua, energia e rifiuti, le città diventano delle bolge, diventano, come si può dire, degli inferni, dentro i quali ci saranno gli esclusi e gli altri che si asserragliano dentro a torri fortificate per impedire che di venire assaltati nelle loro elementi fondamentali, l'acqua, l'energia e i rifiuti. Ecco, io credo che è una grande partita, è una grande scommessa e siamo chiamati a questo, che non tacciano più e che invece non, le cose non stiano più nelle stanze, ma siano riportate ai cittadini che stanno decidendo del loro destino. Se mi dicessero che l'acqua è di qualcuno, che risate mi farei. Se mi dicessero che ci specula qualcuno, questo non l'accetterei, perché l'aria è di chi la respira e l'acqua è di chi la beve. La strada di chi cammina, l'amore